basi. Da una parte Ricolfi dice abbiamo una società signorile di massa, dall'altro vediamo uno spaccato di una società da cui emerge tanto la cattiveria quanto l'incertezza, che sono precisamente i sentimenti che sono stati fotografati negli ultimi due anni dal Censis. Dalla cattiveria siamo passati alla rassegnazione. Dunque, ho letto con molto interesse il libro di Ricolfi, che mette il dito nella piaga, insomma, per quanto riguarda la ripartizione. Noi siamo capaci di produrre la ricchezza, ma non siamo capaci di distribuirla. Nei 10 anni di crisi, i 6 milioni di italiani più ricchi hanno visto aumentare la loro ricchezza del 73%, e i 6 milioni di italiani più poveri hanno visto aumentare la loro povertà del 63%. Quindi aumenta la forbice tra ricchi e poveri. L'unica cosa nuova che c'è, però, naturalmente il libro è stato scritto prima che i dati fossero disponibili, è l'intervento del reddito di cittadinanza, che devo dire i media stanno sottovalutando molto. Fanno vedere continuamente casi del furbetto che ha barato sui dati, eccetera, e non fanno vedere invece che 2 milioni e 400 mila persone, 2 milioni e 400 mila, percepiscono già il reddito di cittadinanza, e questo ha fatto migliorare molto la posizione dell'Italia nell'indice Gini e l'indice con cui noi misuriamo il tasso di povertà, e ha fatto ridurre di parecchio, di 3 punti, il tasso di povertà. Bisogna tenere molto sotto controllo questo fenomeno del reddito di cittadinanza, perché viene in qualche modo snobbato, allora, e invece è l'unica cosa nuova che è avvenuta.